Sì, parto da quello che hai detto tu, l'orario in cui ci alleniamo non è dei migliori, soprattutto in questo periodo invernale, dove la temperatura è quella che è. E c'è da fare un grande applauso alle ragazze perché con impegno, dedizione, con sacrificio, hanno sposato il progetto che va avanti da un anno e mezzo ormai. Ci stiamo allenando duramente, ci sono stati dei grandissimi miglioramenti. Questi 5 risultati utili di fila, queste 5 vittorie sono proprio il frutto del lavoro e dell'impegno delle ragazze. Noi non guardiamo la classifica perché non ci interessa, il nostro obiettivo è quello di crescere prima singolarmente e poi come gruppo, così come sta accadendo, e di questo io ne sono orgoglioso e fiero. Diciamo che siamo al giro di boa, mancano 3 partite alla chiusura del girone di andata e poi ricominciamo con il ritorno con delle certezze in più sicuramente. Io credo che noi possiamo giocarcela con tutte, perché comunque io so quanto valgono le ragazze. L'importante è la grinta durante le partite, il fatto di non mollare mai come mercoledì nel recupero con la Nocerina dove eravamo sotto e poi il fatto di crederci fino alla fine, infatti poi la partita è stata ribaltata nei minuti finali perché ci abbiamo creduto. È questo quello che mi piace, è questo quello che chiedo. Certo, poi giocando anche dall'inizio sarebbe meglio, però l'importante comunque adesso è la crescita, pensiamo a lavorare, pensiamo di continuare a crescere e poi le soddisfazioni arriveranno da sé. Allora, soprattutto dobbiamo ringraziare Mister Santaniello che nonostante le difficoltà e a volte facendo allenamento anche in 6 non ci ha mai mollato e siamo riuscite oggi a portare 5 vittorie consecutive a casa, ma soprattutto perché diciamo che noi della squadra non molliamo mai. La partita per noi non finisce fin quando l'arbitro non fischia e l'abbiamo dimostrato mercoledì contro la Nocerina, che appunto, come diceva Mister Santaniello, la partita era 1-0 fino all'80esimo e negli ultimi minuti la partita è stata ribaltata con un 4-1, mettendo a rete 3 gol di Lanzetta e un gol di Peraro. Ovviamente cerchiamo sempre di migliorare e fino ad oggi posso semplicemente complimentarmi con le mie compagne di squadra che non si fermano mai e fanno sempre un passo in più. Comunque devo ringraziare anche loro perché da subito mi hanno accolta calorosamente e partita dopo partita, allenamento dopo allenamento siamo cresciute insieme, abbiamo creato un bel gruppo e credo che questo è il nostro punto di forza e non credo che, continuando così, non credo che ci sia qualcuno che possa fermarci se continuiamo come stiamo facendo.